Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'appuntamento settimanale col benessere, bentrovati. Per chi non mi conoscesse, sono Valerio, ho 46 anni, sono un architetto e da un anno a questa parte faccio parte della community di Herbalife e insieme a Raffaella e Elena abbiamo pensato di dare supporto alla community anche con un evento che possa andare a toccare tanti aspetti del nostro benessere per curarlo a 360 gradi e anche per vie trasversali volendo e con argomenti magari non diciamo così linearmente diciamo così in relazione col benessere, ma lo sono perché il benessere ce l'abbiamo nel momento in cui allineiamo corpo, mente e spirito. Quindi nel momento in cui troviamo questa armonia, riusciamo veramente a conciliare benessere e felicità. È un evento che abbiamo pensato nel periodo del lockdown e quindi l'abbiamo pensato proprio per accompagnarci in questo momento in cui ognuno era veramente distante, in questo modo possiamo avere veramente un momento per ritrovarci insieme e trovare anche il gusto di provare ad andare a sistemare qualche piccola sbavatura nelle nostre piccole abitudini quotidiane. Oggi l'ospite che avremo, e ve ne parlerà meglio Raffaella fra pochissimi istanti, ci farà fare un percorso e un viaggio attraverso le nostre sensazioni, sia di palato che anche di olfatto. Quindi andremo a verificare bene i nostri sensi. Allora io non mi dilungo oltre, vi invito soltanto a segnarvi se avete delle curiosità, perché il nostro ospite alla fine dell'evento sarà ben contento di rispondere alle nostre curiosità. Per cui passo la parola a Raffaella che ve lo presenterà in maniera più completa. A te, Raffaella. Grazie Valeria, benvenuti e ben ritrovati a tutti. Spero che vi siate preparati il vostro calice con il vino rosso preferito, così lo possiamo andare a degustare insieme. L'ospite di oggi, infatti, è un sommelier che dal 2015, in passato, ha lavorato nella ristorazione in Inghilterra, Francia e Australia. Ovviamente anche in Italia. Negli ultimi 4 anni ha gestito il ristorante Symposium di Caselle Torinese. Dal settembre del 2020 collabora con Sileno, un ex fornitore per la distribuzione di vini italiani. È mio grande piacere e accogliamolo con un caloroso applauso. Davide, la tocca. Benvenuto, Grazie Davide. a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Allora, spero che abbiate tutti quanti il vostro vino rosso davanti. Il viaggio che stiamo andando a fare è un viaggio, come dicevano prima, un viaggio sensoriale, perché alla fine il vino è un recipiente di sensazioni, si parte e di sensi anche, si toccano tutti i sensi. Quelli che andiamo a esplorare oggi sono i tre sensi che vengono maggiormente stimolati durante la degustazione, che sono quello visivo, quello olfattivo e quello gustativo. Allora, io partirei subito intanto non so se avete già versato il vino nel calice, potete già cominciare a versare un po' di vino nel bicchiere. E non so se avete un vino giovane o un vino un po' invecchiato. Se è giovane, non dovreste avere problemi per sentire bene i suoi aromi, perché quelli un po' invecchiati hanno bisogno di un po' più di tempo. Infatti, è per quello che vedete ogni tanto nei ristoranti il decanter, non è solo per farsi fighi, ma è proprio per far ossigenare il vino. Che ha bisogno appunto di aprire il proprio bouquet. Quindi si parte dall'analisi visiva, prima di tutto. Se avete uno sfondo bianco sul tavolo, se avete o il tavolo è bianco oppure avete un tovagliolo, un foglio di carta bianco, vi consiglio di inclinare
facendo attenzione a non versare il vino, ovviamente, inclinando il vino, inclinando il bicchiere, si vedrà su uno sfondo bianco, si vedrà l'unghia, quella che viene chiamata unghia del vino, ovvero si vedrà il colore. Soprattutto se si mette un dito sotto il bicchiere, non so se lo vedete, sì, così. Se mettete il dito sotto, se lo vedete, vuol dire che è un vino abbastanza trasparente. Una delle analisi del vino, visive del vino, è la trasparenza. Più trasparente il vino, più ci dà degli indizi di cos'è quel vino, se è giovane o invecchiato, se è un vino robusto o un vino leggero. Più trasparente è, solitamente più leggero è. Ok? Nel mio caso, ho portato uno schioppettino, che è un vitigno autoctono friulano, di cui magari dopo vi parlerò bene. Quindi io più o meno so già le caratteristiche dello schioppettino, perché comunque ogni vino, ogni vitigno ha delle sue caratteristiche. Per esempio, il Cabernet Sauvignon solitamente sa di peperone. So che sembra strano, ma il Cabernet Sauvignon solitamente sa di peperone. Il Sauvignon Blanc, quindi sarebbe il vitigno bianco invece, a uva bianca, a bacca bianca, solitamente sa di foglia di pomodoro, oppure in maniera meno elegante pipì di gatto. Proprio. Poi ovviamente ha delle sfumature, può sapere più di peperone, per esempio quello del Cile sa molto più di peperone, proprio sembra intinto il peperone per un giorno e mezzo, perché sa veramente tanto di peperone. Quello neozelandese sa di pepe, molto più speziato. Quello della Loira francese, il cui fiume per esempio, è un Sauvignon veramente equilibrato. Fa anche legno, quindi molto più morbido, molto più equilibrato. Quando si trovano questi vini molto equilibrati, solitamente la qualità del vino aumenta, perché più un vino è spigoloso, quindi più sa di un certo frutto o sa di, magari ha 2-3 aromi, ma non di più. È un vino che sì, può andare bene, magari va a gusti, però la qualità del vino si giudica soprattutto dall'equilibrio e dalla complessità degli aromi che si sentono, sia al naso che poi in bocca, ovviamente. Quindi, qui abbiamo uno schioppettino. È un vino che ci può dare degli indizi. È un vino che è abbastanza trasparente, se lo vedete. Si agita un po', anche qui facendo molta attenzione, infatti un po' meno rossano, giusto? Sì, un po' meno per le degustazioni. Per bere puoi mettere quanto ne vuoi. Per degustare solitamente un po' meno, così si riesce bene ad areare, e quindi areando si sprigiona il bouquet, si sprigionano gli aromi che sono all'interno. Allora, anche ruotando e fermando il bicchiere si nota la scorrevolezza del vino. Quando si ferma si vede, il mio continua a roteare, quindi è indice anche questo di un vino giovane, non troppo alcolico. Poi anche gli archetti, non so se qualcuno ha sentito mai parlare degli archetti del bicchiere, facendo così e agitando un po' di più. Gli archetti sono queste gocce che vedete scendere dal bicchiere. Più vicine sono e più scorrono velocemente, e più anche qua ci dà un indizio di cos'è il vino. È un vino giovane, un vino leggero, non troppo alcolico. Le avete viste gli archetti? Non so se si vedono qua, forse no, io non li vedo, non lo so. Forse le vedete nel vostro bicchiere. Guardate che voi le vediate nel vostro bicchiere, eh? Fate così, agitatelo bene, poi fermate. Ci sono, le vedi? Ok, la ragazza le vede. Perfetto. Allora, quindi per analisi visiva, queste analisi ci servono a darci degli indizi sul vino. Facciamo conto che noi non sappiamo. Ovviamente voi non sapete. Ovviamente sapete il vino che avete davanti. Mi ricordo, tu, Raffaella, dovresti avere un Cannonau. Ok. Gli altri non li conosco, non lo voglio sapere. Sono tutti indizi che ci preparano all'assaggio, all'analisi gustativa. Quindi per adesso io so che questo vino è rosso, ovviamente, come diceva Albanese, dicendo così. È rosso, è scorrevole, quindi giovane. È un vino non troppo alcolico, dovrebbe avere un gusto vinoso. Voi dite, beh, è vino, è stato di vinoso, è ovviamente quello. Vinoso è un termine che si utilizza
per quanto riguarda il palato, è un vino che sa, un vino giovane, come per esempio il Novello o il Beaujolais, il vino Novello che è molto giovane, che sa molto di uva, proprio si sente proprio l'uva quasi ruspante. Ok, adesso possiamo passare all'analisi olfattiva. Ovviamente qua non, nessuno ha, mi sembra, un vino, una bollicina, se no sulla bollicina si vedrebbe anche il perlage, che è un termine anche qui fighetto per dire le bollicine, la grana delle bollicine, quindi se è spessa, fine, grossolana, ovviamente più fine è, più sono piccole le bollicine, più elegante è il vino. Più bollicine ci sono, vuol dire più persistenza hanno le bollicine, quindi è una caratteristica più elegante. Qui invece abbiamo tutti rosso, quindi ovviamente non ci preoccupiamo di quello. Adesso, avvicinando il bicchiere, si potrà sentire l'intensità del vino. Se noi il vino, gli odori del vino li sentiamo già da qua, vuol dire che è molto intenso, quindi anche qui buona qualità, un buon vino. Se invece dobbiamo arrivare fino a tuffare il naso dentro il bicchiere, vuol dire che è un vino un po' scarso di profumi, un po' scarno. Io diciamo che già da qua lo sento. Quindi già da qui una media intensità, che può già andare bene. Poi appunto dipende dal vino che avete. Un vino che costa 40 euro a bottiglia, e almeno da qui si dovrebbe sentire. Un vino che già, un vino che da 5-10 euro si sente già da qua, ovviamente è buono, è già mi soddisfa perlomeno. Quindi avvicinando poi il naso si sente molto di più, si sprigiona molto di più. Il naso si può immergere quasi del tutto nel bicchiere, in questo modo, non troppo, altrimenti c'è la assorbazione delle mucose al vino e quindi si perde poi qualsiasi contatto con i gusti che si dovrebbero sentire, che si dovrebbero avvertire. Quindi faccio un'altra volta. Allora, l'importante è che non abbia dei difetti, quindi non sia squilibrato, non sia spigoloso, ma sia armonico, sia complesso. Più profumi sentite, meglio è. Se ho visto Antonio che scriveva, noi abbiamo il Rucchè del Parroco, fortunati voi, perché il Rucchè del Parroco, tra l'altro, è una chicca, è l'unico cru di Rucchè, che si chiama, adesso faccio un piccolo excursus, si chiama Vigna del Parroco perché fu un parroco, il Don Cauda, nel 64 ad avere una vigna di solo Rucchè, una vigna di una parrocchia che non era utilizzata, tutti i Rucchè lo utilizzavano per fare un vino tagliato con la barbera, anzi il Rucchè veniva usato per tagliare la barbera del Monferrato, un vino molto giovane, molto vivace, molto fruttato. Il Rucchè invece nessuno lo beveva, lo utilizzavano appunto per tagliare la barbera, quindi per sporcare la barbera. Lui invece decise di fare un vino solo di Rucchè. Quando si parla di vino con vitigno in purezza di Rucchè, vuol dire che 100% si usa quel vitigno lì. E da lì in poi lui utilizzò il Rucchè come unico vitigno per quel vino, abbandonò la barbera, fece solo il vino di Rucchè, e quindi per quello si considera il Rucchè del Parroco, di Vigna del Parroco, che è stata comprata dalla cantina Ferraris, per quello si dice che è l'unico cru di Rucchè, l'unica denominazione, l'unica sottozona che può appartenere a un cru, quindi a elevarlo a vino di qualità. Ma tolto quell'excursus, buona fortuna Antonio, chissà quanti aromi denoti. Allora, io posso dire il mio, quello che sento io, poi magari alla fine mi direte quello che sentite voi, anzi se lo volete scrivere su un foglio, sentite quello che avvertite al naso e poi quello che avvertite in bocca e vedete se magari si concilia o magari trovate qualcosa in più, qualcosa in meno. Quello che posso dire subito, frutta rossa. Bravo Rossano, vedo che io sento le ciliegie quando profumo.
Tu senti le ciliegie? Chi l'ha detto, Antonio? Sì, le ciliegie. Sì? Allora, il rucchè solitamente è un vitigno che vitigno piemontese, solo piemontese, Castagnole Monferrato è la zona, la sua DCG, la sua zona. Il rucchè solitamente è anche molto floreale, solitamente sa di rosa, di viola, in maniera molto spiccata. Infatti è un vitigno che io quando avevo il ristorante facevo provare a chi non lo conosceva, quindi a quelli che venivano fuori dal Piemonte, o gli stranieri impazzivano per il rucchè, perché non si sono mai aspettati un vino del genere. Contate che in Italia abbiamo 4 volte i vitigni che hanno in Francia, autoctoni. Quindi il Syrah, il Sauvignon, il Merlot sono quelli francesi che poi sono diventati internazionali, ci sono tantissimi, sono 300 più o meno, noi siamo almeno a 1200. Il rucchè non ce l'ha da nessuna parte un vitigno simile al rucchè, da nessuna parte del mondo. Quindi è una cosa di cui andar fieri e io lo facevo sempre provare perché era veramente, veramente ottimo. Allora, io qui sento frutta rossa, sicuramente. Qui un piccolo trucchetto. I vini rossi solitamente sono di frutta rossa. I vini bianchi, io qui non faccio mancare niente, ho anche il vino bianco, qui ho un Etna bianco. I vini bianchi solitamente sono di frutta bianca, per esempio pesca, albicocca, banana, mango, più i fiori. I rossi invece solitamente frutta rossa, hai detto bene, ciliegia, può starci la ciliegia assolutamente, nei vini rossi molti sanno di ciliegia, il Nebbiolo per esempio è un vino che solitamente sa di ciliegia, il Pelaverga che è un vino sempre piemontese della parte di Verduno è un Nebbiolo, io lo chiamo un Nebbiolo pepato, detta proprio in maniera in poche parole molto, molto semplice. E quindi la ciliegia ci può stare, io qua sento anche delle spezie, molte spezie, qui anche ciliegia, lamponi. Davide, ma è possibile che io senta è possibile che io senta carbone, anguria? Sì, il carbone ho il naso fallato. No, allora, nessuno, fidatevi del vostro naso, il vostro naso non fallisce, ok? Mettetevi in testa questa cosa, il naso non fallisce, ognuno ha il proprio naso. E il naso non c'è, non posso dirti io, no, tu non puoi sentire, se tu sentissi la banana nel vino rosso, io ti dico, guarda, è difficile perché solitamente, come ho detto prima, la banana la senti, però sei tu artefice della tua analisi olfattiva, perché è un'analisi sensoriale, che va alla ricerca dei tuoi ricordi. Se tu non hai mai assaggiato il biancospino, non hai mai assaggiato il mirtillo, tu non mi potrai mai dire sa di mirtillo, eppure è un vino che per tutti sa di mirtillo, ma perché se tu non hai mai assaggiato, non potrai mai dire di mirtillo, e quindi non hai né sbagliato tu, cioè non hai né ragione tu né ragione gli altri, cioè non hai né sbagliato tu né sbagliato gli altri. È quello che tu vai a pescare nei tuoi ricordi. Perché uno dice sa di mirtillo, o sa di banana, o sa di biancospino, o sa di carbone? Non è una per motivi di vicinanza di un frutteto, per esempio, nella vigna. Non è perché ci hanno intinto la fragola, altrimenti sarebbe un vino aromatizzato, che è un'altra cosa, un altro tipo di vino. È perché ci sono degli enzimi, pectolini come il Sauvignon, ci sono degli enzimi particolari che hanno dei nomi astrusi, il resveratrolo, il pectolino, sono dei nomi bruttissimi sinceramente, e quindi questi odori, questi aromi di questi enzimi ricordano della frutta, dei fiori, liquirizia, tabacco, cacao, tantissime cose. E quindi noi lo facciamo per associazione sensoriale, per associazione di memoria. Ok, quindi abbiamo visto, credo che abbiate tutti i vini abbastanza giovani. Cannonau, cosa senti tu, Raffaella? Io sento il profumo delle pietre bagnate. Ok, vedi, è bello il vino per questo, perché uno sente le pietre bagnate, l'altro sente il carbone, a parte erano tutti vini diversi, quindi ci può stare tutto. E il mirtillo. Il mirtillo, ok. Dovria. Sì. Ok. Allora, un'altra cosa,
gli aromi, che si sentono in un vino si dividono in tre categorie. Gli aromi primari, che sono quelli delle uve aromatiche, tipo Gewürztraminer, Moscato, Sauvignon, Malvasia, alcune Malvasie, Brachetto. Sono i vitigni cosiddetti aromatici, ovvero quelli che hanno una forte, eruchè semi-aromatico, una forte impronta aromatica. Il Gewürztraminer, lo senti lontano un miglio che è il Gewürztraminer, perché ha proprio quella anche di uva, sa proprio di uva. Quindi quelli sono gli aromi primari, che appartengono sicuramente ai vitigni detti aromatici, come questi qua che ho elencato. Quelli secondari sono quelli che derivano dalla fermentazione del vino, e lì sono frutta, sono verdura, fiori. Questi sono quelli che abbiamo sentito adesso, sono tutti aromi secondari, mirtilli, fiori, calendula, biancospino, rosa, viola, tutti aromi secondari, quindi quelli che derivano dalla fermentazione dei lieviti del vino. Gli aromi terziari appartengono a quella categoria di vini invecchiati. Perché? Perché sono quegli aromi che sprigiona la botte, l'invecchiamento. La botte solitamente più nuova è e più sa di vaniglia, più rilascia l'aroma di vaniglia. Quando sentite un vino rosso che sa di vaniglia, dice, ma come fa a sapere di vaniglia? Il vino rosso, mi aspetto corposo, mi aspetto la frutta rossa, sì, però può sapere anche di vaniglia. Se la botte usata è una botte nuova, più nuova è, più rilascia questo forte aroma di vaniglia. Poi dipende anche dalla tostatura del legno, delle botti. Più tostato è, più rilascia dei sentori di tabacco, di cacao, di cuoio. Questi sono aromi terziari, quindi derivanti dall'invecchiamento. Qui io non sento nessun aroma terziario, infatti è un vino abbastanza giovane. Qua rimane sulla frutta rossa, un vino molto semplice, non molto complesso. 2-3 aromi. Adesso possiamo finalmente berlo. Voi direte, era ora, c'è mezz'ora, c'è qua. Adesso lo beviamo, eh? Allora, primo sorso, piccolo sorso, giusto per abbinare, si dice. Si abbina alla bocca, quindi si fa tipo i gargarismi e si butta giù. Okay? Giusto per abbinare, piccolo sorso. Ok, abbiamo abbinato la bocca, adesso la bocca incomincia, le mucose incominciano a, le papille cominciano a assaporare il vino. Adesso mandiamo giù, cioè, beviamo e apriamo la bocca, cerchiamo di non fare fuori uscire il vino, mi raccomando, facendo così. Così facendo facciamo entrare il vino, ossigeno, e quindi aumenta la complessità degli aromi che si sentono nel vino, ok? Amplifica i gusti che si possono avvertire in bocca, ok? Quindi andiamo, beviamo, facciamo entrare l'ossigeno, poi mandiamo giù a bocca chiusa, andiamo giù e poi facciamo fuori uscire l'aria dal naso. Perché così? Perché, anzi, facciamo per piani. Facciamo prima questa cosa qui della bocca. Quindi mandiamo giù con la bocca un altro piccolo sorso e facciamo entrare l'ossigeno in bocca. Avete sentito qualcosa in più, in meno? Io ho sentito più o meno queste cose, mirtilli, frutti di bosco, un po' di rosa. La fragola. Io sentito. Hai sentito in più la fragola? Sì. Ecco, vedi. Anche noi la fragola. Avete lo stesso vino, dal Cannonà, vedi? Il regno delle due Sardegne, c'era un trade union che... Normale che io senta il cuoio.
non è normale, è tuo il vino. Quindi se senti il cuoio, abbi fiducia del tuo naso. Se senti il cuoio, è un vino invecchiato il tuo? È del 2018. Magari ha fatto botte, cos'è? Che vino è? È un altro Canonau. Altro Canonau, ok. Ma magari ha fatto un po' di botte o ha fatto un tipo di fermentazione che comunque il Canonau è già un vitigno molto, molto spesso, molto... si va dai 14 gradi in su. Non credo che sia meno di 14 gradi. Vero? Più o meno... 13 e mezzo. Pensa che solitamente abbassano di mezzo grado almeno la gradazione per non farlo diventare troppo alcolico, la gente poi ha paura di prendere. Io conosco molti viticoltori che abbassano la temperatura. Ok, adesso si fa quella cosa che dicevo prima, il retrogusto. Si analizza il retrogusto. Questo lo si fa soprattutto per i vini invecchiati. Il retrogusto dovrebbe far uscire qualcosa in più, quegli aromi in più terziari, quindi il cuoio, tu l'hai già sentito meglio per te, il cuoio, la vaniglia, la cannella, queste cose qua. Allora, mandate giù e poi espirate col naso. In questo modo risalgono gli aromi del vino, passano attraverso la gola, quindi risentite il retrogusto del vino, attraversa tutto il naso e quindi vi dovrebbe lasciare ancora più sensazioni. Ok? Capito tutti? È stato abbastanza chiaro? Sì. Sì? Ok. Oh. Espirate col naso, sentite una molta più, cioè vi riempite la gola, il naso di tutto l'aroma che c'è nel vino. E qui vi può dare ancora più un'opzione sul vino. Ok? Vi potrebbe dare la conferma di quello che avete visto, all'inizio, di quello che avete sentito. Di solito da alcune conferme non stravolge solitamente tutto. Solitamente se quello che avete percepito all'inizio era un vino giovane, un vino poco complesso, in questo caso è così, un vino giovane, un vino leggero, solitamente lo sentite anche lì, solitamente da conferme, però può essere sempre, dipende. Sono le 6, quindi chiudo con le ultime battute. È volato il tempo, io non sono neanche accorto. Sento le campane adesso che stanno arrivando. L'abbinamento, giusto per chiudere. L'abbinamento, allora, vi dico, ci sono tre modi per abbinare i vini. O in modo regionale, quindi questo è un vino friulano, per esempio, quindi vado a cercare qualche piatto friulano, che non conosco, adesso mi sovviene, quindi magari... Un vino, un Rouquet, si va su qualcosa di piemontese magari. Un Canonau si va sul Porceddu. Tanta roba, il Porceddu con il Canonau è la morte sua. Ci sono quei vini che proprio richiamano il cibo in maniera regionale. Se no, il secondo modo è per assonanza, quindi un vino dolce col dolce, un vino speziato con qualcosa di speziato. È un abbinamento per contrasto, ovvero un vino secco per un cibo invece magari dolce, magari aromatico. Sono tre modi di abbinare i vini. Lì dipende, se siete in un ristorante, lì è il sommelier magari che decide il tipo di abbinamento che sceglie per voi, oppure una volta che voi provate diversi abbinamenti, scegliete voi quello che piace di più. A me nel ristorante piaceva molto fare l'abbinamento, quando potevo, regionale. Ovviamente sempre riportando alcune caratteristiche, per esempio, definisco i vini aromatici che dicevo prima, che Gewürztraminer, Rouquet, vanno abbinati con cibi aromatici, quindi finocchietto selvatico, quegli ingredienti che hanno un aroma molto forte, il finocchietto selvatico per esempio, o quei vini molto speziati. Il cibo indiano, per esempio, il cibo indiano va sicuramente con un vino molto speziato, molto aromatico. Ok? Poi l'ultima cosa, sugo
consiglio sempre sugo di pomodoro, consiglio quasi sempre un vino rosso. Senza sugo, vino bianco. Poi ci sono le eccezioni, come anche il pesce non per forza vino bianco e carne non per forza vino rosso, non è detto. Dipende dalla complessità, dalla succulenza del cibo. Più un piatto è succulento, più un piatto è intenso, più ci va un vino intenso, un vino corposo. Mi fermo, basta. Se avete qualche domanda fate pure, io andrei avanti ancora un'ora. Io, vabbè, non sono tanto per il maiale, però adesso il porcellino me lo mangerei volentieri. Lo dici, lo spiego proprio. Mamma mia. Se c'è qualche domanda, chiedete pure, sono a vostra disposizione. Davide, sì. Ma con i formaggi? Allora, con i formaggi, anche lì, i formaggi freschi, un vino... Allora, le bollicine, per esempio, vanno bene su tutto. Sono quei vini che vanno bene su tutto. Poi ovviamente c'è da distinguere. La bollicina come il prosecco è un vino... fatto con un metodo che si chiama Charmat, che è molto leggero, molto beverino, da aperitivo, quindi magari dei formaggi freschi, possono un tomino magari ci può stare. I formaggi intensi, erborinati, come quelli che abbiamo mangiato ieri sera, di capra, di pecora, stagionati, erborinati, lì ci va o un vino rosso molto, molto intenso, o alcuni passiti, il Picolit per esempio, è un vino friulano, il Picolit è un vitigno proprio autoctono friulano che è fantastico, sembra lì anche con il foie gras per esempio si può mangiare con l'idolo. I passiti sono quelli anche che si abbinano, dipende, ma si abbinano un po' con tutti perché sono molto grassi, molto oleosi, quindi lì si può fare un abbinamento per assonanza, cibo grasso, vino grasso. La bollicina, anche il formaggio va bene anche con la bollicina. Quindi lì dipende un po' dal vostro gusto, se vi piace più la bollicina, perché la bollicina per esempio aiuta molto sui formaggi molto grassi, la gorgonzola o ci può stare anche una bollicina perché sgrassa, la bollicina aiuta a sgrassare. Per esempio la bollicina con l'aperitivo va bene perché l'affettato che magari è grasso, più grassi sono, più la bollicina aiuta. Ma anche il rosso, un bel rosso intenso può aiutare. Quindi dipende, cioè non c'è un vino per ogni, non c'è un cibo per ogni vino. Dipende da tante cose, si devono analizzare la durezza, la morbidezza del vino, la complessità, la soffio, come vi ho detto prima. A me personalmente con i formaggi stagionati, erborinati, un bel vino rosso. Anche se fai ad esempio una raclette, cosa può andare con una raclette? Allora, con la raclette, anche qui a me piace sempre abbinare i vini per la raclette o per la fondue, che sono dei piatti savoiardi, quindi vini della Savoia, per esempio. Quindi quei vini là, quindi può andare anche un bianco, per esempio, per un bianco bello grasso, che se mi viene in mente il vino autoctono di quella zona e non mi ricordo come si chiama, però la raclette, anche lì un vino bianco, la raclette è una fontina alla fine, sì, quindi sì. Poi ci sono tutti, la raclette si accompagna con gli affettati, le patate, sì. sott'aceti, quindi la bollicina, se piace la bollicina, dato che io per esempio l'ultima volta che l'ho mangiata era Capodanno, le bollicine andavano, quindi bollicina con la raclette benissimo, però anche lì magari non essendo troppo stagionata la raclette, un vino, un Lagrein per esempio, un vino di montagna, ecco, a me la raclette viene dalla montagna, quindi magari un vino valdostano rosso, il Fiumin, il Torrette, ci può stare. Quindi non è perché? Il Rouquet no, non lo vedo tanto, okay. Perché appunto ha quella cosa, quella specialità, quella nota aromatica, quella nota aromatica che magari la sposerei più su qualcos'altro. Però anche lì è personale, il vino è personale, non fidatevi di quelli che dicono no, questo va su questo. Oh, se poi vi piace il Taurasi o il Barolo sul pesce, io non sarò mai a dirvi ma che cazzo, vabbè, no, forse ve lo dico, però
Se vi piace, se vi piace, ci sta. Alla fine, se lo trovate un buon abbinamento, alla fine dovete berlo voi. Senti un po', Davide, il sì. Sassicaia con che cosa si abbina? Sassicaia si abbina... Una fiorentina. La fiorentina, sì. Beh, sì, anche lì, vai, anche lì vai per abbinamento regionale. Certo che sì. Sassicaia... No, no, ma lo sta Davide lo sta dicendo perché ce l'ho ancora qua. Ah, ecco. Mentre eravamo in Toscana. Ah, ecco, ecco. Sassicaia sono quei vini che hanno un discreto costo e seguono un progetto, un uvaggio bordolese, hanno un sistema molto francese. Di guarda, con meno di 500 euro ce lo portavamo a casa. Quindi. Sì, infatti, Sassicaia... Mia mamma mangia, beve il rosso con qualsiasi cosa. Guarda che sia rosso fermo, ma qualsiasi, pesce, carne, qualsiasi cosa. Davide, sì. Io ho due domande. Dimmi. Una è una più che una domanda, è un'affermazione. A me piace mangiare, per esempio, i frutti di mare, i ricci, i crudi, con un vino rosso molto corposo, del tipo il primitivo, piuttosto che il negro amaro. Cioè, e poi ci ha messo anche insieme una fetta di provola piccante. Questo è il mio abbinamento proprio che mi dà il massimo della soddisfazione proprio al palato. Allora, dipende più che altro, il riccio dipende più che altro dal condimento. No, no, che condimento? Le apri, ci riscoldi e ti rimangi. Ok, col primitivo non rischia di prevalere il vino sul cibo, perché le regole... Il riccio è molto dolce. Scusate se mi introverto, però il riccio è molto particolare come sapore. Domiziana, o accendi la telecamera o non hai diritto di parola. Come no? Certo, naturalmente. No, è molto forte come sapore, quindi non lo so, cioè tu bevi il rosso? Ma assolutamente. Sul riccio? Il riccio è la morte sua. Davide, perdonalo. Non sa quello che dice. È il mio palato, però mi sembrava. Hai ragione, hai ragione. Non si può dire. Se tu lo trovi buono, va bene così. Io ve lo consiglio. Allora, l'importante è che nel cibo, nel vino, prevalga sull'altro. E bisogna trovare il giusto equilibrio. Nella vita è tutto questione di equilibrio, anche sul vino. Vino e cibo non devono prevalere uno sull'altro, non devono fare a botte, non devono essere capricciosi uno con l'altro, devono sposarsi. E quindi se tu vedi un matrimonio fra il primitivo e il riccio, buon per te, io non sono qui a dirti no, però dipende. Io non lo farei perché poi dipende. Poi il primitivo tu magari lo bevi un po' fresco, quindi attenua un po' quelle note, no, più tu anche di 20 gradi, temperatura ambiente. Scherzare, come ammazzare un vino. Prendi un po' ci sono alcuni vini rossi che possono essere bevuti anche a una temperatura più fresca, freddo no, però più fresca. Anche qui 14 gradi, 15 gradi, il primitivo è perfetto. Sotto io già 14 è già abbastanza fresco per un primitivo. Un primitivo si può degustare dai 16 in su, dai 16 ai 20 gradi. Di temperatura di servizio parlo. Ecco, anche qui magari vi do alcune note ancora sulla temperatura di servizio, perché quella è importante. Le bollicine dai 6 agli 8 gradi, non meno di 6 gradi, altrimenti non si anestetizza troppo il sapore, l'aroma, il sapore, tutto quanto. Magari per i champagne, per i vini un po' più strutturati, Franciacorta, ben invecchiati di 10 anni, anche fino a 10 gradi. Sui vini bianchi, dai 10 ai 12, 14 gradi, dipende anche lì. Più è giovane, più magari ha una temperatura più fredda, più è un vino strutturato, bianco sempre, si può arrivare anche fino a 14 gradi. Per i vini rossi, ci sono alcuni vini rossi che possono essere serviti anche a 12 gradi, ma diciamo meglio dai 14 ai 20, non di più. E i rosati? Dove li metti? I rosati, ecco, i rosati, io sai cosa facevo al mio ristorante? Allora, io li tenevo alcuni in frigo a 12 gradi, alcuni fuori frigo.
Diciamo che io servivo quelli a 12 gradi e dicevo, se lo volete bere un rosato fresco, a parte che gli consigliavo dei rosati che andavano bevuti in maniera fresca, sono quelli più rosati, tipo quelli della francesi della Côte de Provence, o quelli anche il Negramaro, alcuni Negramaro sono molto rosati, quelli da più rosati sono, più chiari sono, secondo me più freschi vanno, quindi a 12 gradi, non di più, cioè non meno. 12 gradi per un rosato, e c'è quello invece che lo vuole bere quasi come un rosso, quindi io magari lo davo a 12, ma non gli mettevo il ghiaccio, quindi la temperatura saliva e si beveva alla fine fra i 14 e i 16 gradi. Lì dipende anche, io stavo molto a libertà, non imponevo mai la mia legge ai clienti, cercavo sempre di condurli verso un'idonea degustazione, ma alla fine il vino è personale, quindi il sommelier è una guida, non è uno che impone la propria legge nel proprio locale, è una guida per scoprire magari dei nuovi vitigni o scoprire i propri sapori. Comunque pane fritto, polpa di riccio e vino rosso è la morte sua. Cioè, bene, io nonostante sono Domiziana, cioè nonostante e lì ha detto che vabbè, 8.000 calorie al morso, ma ecco il pane anche, magari. No, non te lo vedo comunque, però va bene. Se tu senti se a te appaga. Il vino alla fine è un vizio che ci prendiamo nella vita, il mangiare, il buon bere. Deve essere un piacere. Se per te è un piacere, va bene così. Davide, non sbagli. Diamoci un appuntamento a Lecce e ci facciamo esatto. L'abbinamento. Dai. Dove è Lecce? Lecce. Io sono Santa Maria di Leuca. È uguale, basta che sia da quelle parti e già resto triplo abbinamento. Ok, allora, sono curioso. Sono molto curioso, va benissimo. Molto curioso. Va bene. Ditemi allora, dimmi. No, volevi aggiungere qualcosa? No, sono già andato oltre, non pensavo di arrivare così oltre, però era piacevole parlare con voi. Ma sai, davanti a un bicchiere di vino si parla sempre bene. Vero, per quello io l'ho chiamato simposium il mio locale. Simposium vuol dire condividere aspetta, bere insieme. Ecco, bere insieme. Quindi è conviviale, un momento di convivialità puro. Quindi, tra l'altro, finisco l'ultima cosa. Adesso noi con Sileno, la mia azienda, stiamo anche sponsorizzando questo kit di degustazione, non so se lo vedete. Sono 6 vini prelibati. Qui abbiamo dal Riesling Trentino al Rouquet di Castagnole Monferrato, al Taurasic, detto l'Aglianico il Barolo del Sud, il Brunello di Montalcino e una Barbera d'Alba. Abbiamo 3 tipologie diverse e le vendiamo a un prezzo veramente irrisorio, a 25 più IVA, per 6 bottiglie da 50 ml, con 2 bicchieri di vino da degustazione. Nel caso uno volesse... Sì, abbiamo fatto per il lockdown, poi ci sono rimasti, quindi adesso le stiamo veramente... dando via un prezzo veramente veramente buono e niente, parlate voi, adesso io mi zittisco, chiudo il microfono, sennò continuo a parlare fino a domani. Benissimo, grazie, ringraziamo tutti Davide, che è stato proprio un bel evento, un bel intervento, ci ha dato tanti spunti, ma poi è stata proprio una cosa familiare in realtà, come se fossimo stati seduti tutti insieme attorno al tavolo, vicini, e lui ci dava le istruzioni per... E poi è anche bello il dibattito, che ognuno dice la sua, insomma, è sempre bello. Grazie ancora. Concluderei con le nostre slide. Ho intanto messo i dati di Davide, li potete trovare sia sulla chat di Zoom che qui, e se ce li richiedete noi ve li diamo anche privatamente con un messaggio diretto. Dico solo due parole sui prodotti di Herbalife, che non sono solo nutrizione, ma anche integrazione e nutrizione della pelle. E prodotti per gli sportivi,
L'ultimo ritrovato è il Macrobiotic Max, che è un integratore alimentare con fibre prebiotiche e probiotici, quindi aiuta anche l'intestino, ci aiuta anche magari se beviamo un po' di più. E poi due parole sui nostri eventi, oltre al Tips for Top online, abbiamo altri eventi come il Fitness Online con Daniele Gaia, Elisa e Fabio, sempre tutti gratuiti, il percorso benessere in 12 puntate tutti lunedì sera alle 21, e il laboratorio di cucina al sabato mattina alle 11, che è un laboratorio nuovo ideato da Gaia per suggerire a tutti una sana nutrizione, delle ricette che possono piacere ma anche far star bene. E anche il nostro laboratorio di bimbi, che si è concluso proprio ieri, la stagione, con il mosaico di frutta, poi riprenderemo ad ottobre, perché la nutrizione secondo noi nasce, deve essere anche insegnata ai bambini quando sono già piccoli, così possono portare avanti il concetto di sana nutrizione e piacere per gli occhi anche in età adulta. E per finire ci sarebbe la KOM, cioè un evento che si svolge il martedì alle 21, che presenta le opportunità per quanto riguarda l'attività di business di Herbalife, perché non è solo nutrizione, ma anche un'entrata che può affiancare l'attività che già facciamo giornalmente. A tutti voi che siete intervenuti verrà regalato come ringraziamento una valutazione del benessere, quindi verrete ricontattati dalla persona che vi ha invitati per fare una chiacchierata, una breve chiacchierata sul come migliorate magari il tono muscolare o avere più energia e magari fare degli accorgimenti sulla nostra routine giornaliera per quanto riguarda l'alimentazione. Non mi resta altro che darvi appuntamento la prossima domenica con Lina Rossini, che è una suonaterapista e ci parlerà del trattamento suono-vibrazionale. Sempre una scoperta in più, sarà molto interessante ad ascoltarla, anche perché speriamo riuscirà a farci sentire un percorso di suoni con gli strumenti delle campane tibetane. Speriamo che venga tutto per bene. Questa e le altre registrazioni poi le potete trovare anche nel canale YouTube dedicato a Tips for Top. Ringraziamo ancora Davide per essere stato insieme a noi. Grazie mille, grazie per la tua esperienza, speriamo di rivederci in Salento. Grazie a voi. Davide. Grazie a voi. Grazie a te. Ciao. L'ora di provare Riccio Primitivo comunque. Curiosissimo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille a voi. Ciao, grazie. Ciao.